Ecco, finalmente è uscita la vera alternativa a ChatGPT, la vera alternativa a Google Gemini. Quindi state pronti perché vi sto per mostrare una nuova piattaforma di intelligenza artificiale davvero fantastica. Se non mi conosci, la prima volta che atterri su questo canale, ciao, mi chiamo Massimo, sono un imprenditore digitale. In questo canale YouTube parlo di business online, tecnologia e crescita personale. Ma bando alle ciance, niente sigla per non perdere view e andiamo subito al fulcro dell'argomento. Ecco, questo è il prompt di Claude, la versione 3.5, ed è una piattaforma di intelligenza artificiale che permette di avere dei prompt a cui fare delle richieste e ottenere un determinato output. Cosa significa? Che noi gli possiamo chiedere di generare quello che, tra virgolette, vogliamo e lui ce lo genera. Adesso vi faccio vedere Start New Chat. Per esempio, gli andiamo a dire: creami un gioco Snake giocabile, ok, in HTML, per esempio, dove posso spostare il serpente con le frecce della tastiera. E gli diamo invio. Voilà. Mi sta generando un codice HTML, come vedete, in maniera molto 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 semplice e mi permette di, tra virgolette, andare a poi crearmi la mia pagina. In questo caso io ho detto di scriverlo in HTML. Vedete, adesso mi dice anche questo codice: crea un gioco Snake basilare, il serpente è rappresentato da quadrati verdi, il cibo è rappresentato da un quadrato rosso, puoi controllare il serpente usando le frecce, il punteggio aumenta ogni volta, il gioco teme se il serpente colpisce i bordi del campo, puoi giocare con questo codice in un file HTML, aprilo nel browser, usa le frecce, vuoi che ti spieghi il funzionamento del codice? In questo momento non mi interessa, faccio così e adesso andiamo ad aprirci una sessione di blocco note e andiamo a... Eccola qua. Molto bene. Blocco note, andiamo a inserirci il codice. Vabbè. Prima volta che mi si blocca il blocco note, va bene. Ok, Ctrl V, gli dico file, salva con nome. Gli andiamo a dire salva come tutti i file, gli andiamo a dire su desktop e gli andiamo a dire snake.html. Ok, a questo punto andremo sul nostro desktop, andremo sul nostro desktop a prendere il nostro file HTML, lo lanciamo. Velocissimo, urca. Eccolo qua. Avete visto? Mamma mia, è difficilissimo. Poi ovviamente gli si può dare un input per avere più livelli, più difficoltà e quant'altro. Però lui in questo momento io ho creato in 448 un gioco utilizzabile, lo potete anche pubblicare. Game over, punteggio 7, poi lui riparte, ok? Quindi abbiamo visto come utilizzare una semplice, diciamo, intelligenza artificiale, in questo caso Claude, che ne stanno parlando tutti quanti per generare del codice. Ma vi faccio un esempio. Vado a prendermi il precedente prompt dove gli ho detto crea un sito per la mia agenzia di digital marketing. In questo caso mi vado a creare un nuovo blocco note, ho copiato il codice, lo salvo con nome, lo chiamo Encon Digital, che è la mia agenzia di digital marketing, lo salvo sul desktop. A questo punto me ne vado sul mio desktop, mi apro il sito che gli ho detto di generare, io non ho fatto assolutamente nulla. Ovviamente qua è molto basilare in questo momento, no? Perché poi ti può mandare alla sezione servizi, contatti, contattaci. Questa è una pagina molto molto semplice. Ovviamente dandogli più input possiamo andare a
Per esempio, vi faccio vedere una cosa. Quali possiamo dire? Crealo con più pagine e con tanti contenuti già pronti, di modo che il sito sia già pronto da utilizzare online con tanto di foto e portfolio. Ok? Ora si crea il CSS, vedete, fa un sacco di cose. Sta facendo veramente un botto di cose. Ovviamente adesso gli ho dato, poi mi crea la parte JavaScript, no? Quindi questo per dire, sta generando del codice, ma se vogliamo per esempio andare a generare, vediamo un po', start new chat e gli andiamo a chiedere. Vediamo un pochino. Scrivi un libro di 100 pagine dove parlo dell'intelligenza artificiale e dove ci porterà nel futuro. Ok. Eccoli. Benissimo. Procedi. Cioè, avete visto? Mi sta scrivendo un libro. Un libro. Quindi, ma lo sta proprio scrivendo, non è come ChatGPT, cioè veramente qui. Ma rendiamoci conto, no? Poi gli dico prosegui e lui continua, no? Ovviamente farò copia e incolla. Adesso scrive proseguire capitolo 2, capitolo 3. Vedete, lo suddivide, crea tutte le pagine. In questo caso qua parlava di 10 pagine. Vediamo un pochino cosa intende per 10 pagine. Ok. Prosegui. Lui ovviamente qua scrive un riepilogo dei capitoli, ma se gli diciamo attenzione, non devi scrivere solo il riepilogo dei capitoli, ma tutti i capitoli per intero. Quindi ricomincia da capo. Vediamo un po' cosa mi dice. Guardate, guardate, la scrive completo, eh. Mamma mia! È incredibile sta cosa, è incredibile, ti permette veramente di scrivere un libro. Lo sta facendo, lo sta facendo. È da tanto che aspettavo una cosa del genere. È davvero utile per servizi di copywriting e ghostwriting. Ti aiuta davvero, davvero tanto. Vedi, diciamo, prosegui. Vediamo se lui tiene in mente il prompt. Sì. Lo tiene? Mamma mia. Ma guarda, no, beh, è pazzesca sta cosa, eh? È una cosa incredibile. Quindi abbiamo visto intanto come si fa andate su cloud.ai, quindi cloud.ai, e
e vi lascio comunque il link in descrizione nei commenti, e vi permette di, vi iscriverete, vi consiglio di utilizzare l'account Google oppure il vostro indirizzo email, vi andate a iscrivere e potete cominciare a testare. Poi esiste anche un piano pro che ora vi mostro. Allora, il billing, allora vediamo un po' cosa costa. Io non ho ancora il piano pro. 18 dollari al mese più IVA, però può tornare comodo. Ecco, poi col piano pro hai anche un discorso, mi sembra, dell'anteprima, quindi puoi vedere l'anteprima anche del codice che ti ha digitato. Insomma, può tornare comodo. Ecco, quindi abbiamo visto veramente in pochissimi passaggi come sostituire, diciamo, l'uso di ChatGPT con una intelligenza artificiale, secondo me, superiore, perché ti permette davvero di ottenere dei risultati, come posso dire, sicuramente migliori. Ti permette, per esempio, di scrivere un libro senza problemi e quindi andarlo a vendere poi su Amazon, perché no, e su Gumroad. Ho fatto tantissimi, tantissimi video. Tra l'altro ve lo faccio vedere, Gumroad è qua, è una piattaforma su cui potete andare a eccolo qua, l'icona dell'account. Ok, questo è il mio account di Gumroad. E vi ricordo anche, adesso ve lo mostro, di fare un passo sul mio sito web massimopellegrino.net, su cui trovate la mia Academy di corsi, oltre che poter acquistare un'ora di consulenza con me. Trovate un bundle di tre corsi molto molto pratico, il prezzo è davvero ridicolo, 348,50 euro, che vi permette di imparare che cosa? Utilizzare l'intelligenza artificiale, vendere libri su Amazon e guadagnare online, pubblicizzare i vostri libri online con delle campagne pubblicitarie, creare siti web, blog, e-commerce e aprirvi un canale YouTube da zero. Potete anche acquistare, volendo, poi singolarmente i vari corsi, li trovate qui. Potete anche acquistare su questo mio sito un e-commerce pronto chiave in mano a 299 euro, dove potrete vendere anche voi i miei videocorsi, prendendo un 10% di commissione, che comunque non è male. E oppure potete diventare affiliati facendo clic qua, farete la registrazione a Gumroad. Una volta che verrà valutato da me il mio team, se accettato, potrete vendere come vorrete con i vostri link da affiliato i videocorsi. Poi abbiamo altri tipi di pacchetto bundle, per esempio c'è il corso per imparare a vendere libri su Amazon, più ti regaliamo anche un libro già pronto, scritto con intelligenza artificiale, di 100 pagine, pronto da vendere, così come anche il corso YouTube Cash, più dei video pronti per fare dei cash cow channel. Ma sicuramente il bundle, questo qua, ha un valore, tra l'altro, di 697 euro. Potete veramente sbizzarrirvi davvero, perché qua imparate davvero tantissime cose. In più, andando nel dettaglio, troverete, vi faccio vedere tutto il dettaglio delle lezioni. Potete anche pagare in tre rate con PayPal, se ovviamente è PayPal che de deve accettarvi il pagamento rateale. Qua sono indicate tutte le lezioni incluse in questo bundle di corsi, quindi imparerete a diventare dei piccoli imprenditori digitali partendo da zero. Sì, perché questi corsi sono per chi parte completamente da zero, ok? Quindi tornano davvero davvero comodi. Infine vi ricordo anche il sito web della mia agenzia di digital marketing, la Encom Digital, ok? Che eccoci qua. Nel caso vi servisse qualche servizio di digital marketing, social media management, e chi più ne ha più ne metta, potete visitare il mio sito web e richiedere una consulenza direttamente di qua, ok? Oppure potete andare direttamente sui contatti e trovate tutti i riferimenti. Che dire, abbiamo visto una veramente valida alternativa a ChatGPT, quindi come prompt chat di intelligenza artificiale, per poter, diciamo, costruire qualunque cosa: codice, libri, pagine web, programmi, software, videogame,
ottimizzazioni SEO, qualunque cosa, nel prompt possiamo chiedere veramente qualunque cosa. Vi invito ad andare a vedere anche la mia playlist sul canale YouTube Corsi Completi Gratis, dove trovate non ore ma giornate di formazione gratuita sull'uso dell'intelligenza artificiale. Se poi volete invece formarvi in maniera professionale, allora vi rimando sempre al mio sito web massimopreghino.net, dove c'è la mia Academy di corsi in offerta con lo sconto del 50% con tre corsi, ok? Singolarmente verrebbero 199 euro l'uno, con 348,50 euro. Con questo pacchetto li comprate subito tutti. Che dire, io spero di avervi dato un buon input per utilizzare questa nuova tecnologia di intelligenza artificiale come chat prompt. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per notifiche, mettete un bel like al video, commentate. Noi ci vediamo prestissimo alla prossima puntata. Ciao!